Siamo sulla strada provinciale 263, la ex SS 105 che collega l'Ungro con il comune di Acquaformosa. Siamo con Giovanni Manoccio perché ieri sera su questa strada, come potete vedere, è franato completamente un costone di questa collinetta, impedendo così il passaggio alle autovetture. Il comune di Acquaformosa questa notte è rimasto isolato e si è sfiorata la tragedia. Che cosa sta succedendo, sindaco? Questa è una delle più antiche strade della Calabria, che collegava, unica strada del nord della Calabria, allo Ionio, al Tirreno, ed era famosissima perché c'erano le regge saline di Lungro che davano il sale a tutta Italia, e questa era la strada che attraversava i due mari perché c'era questo prodotto ricchissimo. Adesso questa è una zona povera, nel senso che non ci sono più insediamenti e tutto è lasciato all'incuria. Questa è l'ex statale 105, la 263 attuale, che presenta questo stato indecente e indecoroso. Ieri sera si è sfiorata la tragedia perché sono caduti questi massi enormi che sono quantificabili in 2-3 tonnellate l'una, e c'è tutta questa massa che si sta muovendo. Ma tutta la strada da Lungro ad Acquaformosa è interessata da ben circa 5-6 frane o smottamenti, che io ho denunciato l'altro giorno nella conferenza in cui ha partecipato il presidente Loiero e il presidente della provincia Mario Oliver. Acquaformosa in questo momento è piegata, nel senso che non c'è una via di comunicazione che ci consente di uscire dal paese. Questa strada in queste condizioni, la strada, la continuazione della 105 che va per San Donato, c'è uno smottamento proprio evidente. Stamattina è passato l'ingegnere della provincia, per cui emetterà anche lì ordinanza di non transito dei pullman, per cui i nostri ragazzi non possono andare a scuola. Poi abbiamo la strada interpoderale per Altomonte, anch'essa smottata. Stamattina stiamo tentando, attraverso un'ordinanza di protezione civile, prendendomi la responsabilità anche economica di questo, per fare in modo che venga aggiustata. È un momento abbastanza critico. Io chiedo che, l'ho detto anche in questi giorni, che i soldi che ci aveva promesso l'anno scorso Bertolaso vengano dati, perché siamo in una situazione di emergenza. Noi l'anno scorso abbiamo fatto delle ordinanze e ancora dobbiamo pagare le imprese che hanno fatto i lavori. Quest'anno c'è 10 volte di più da fare, speriamo che arrivino queste risorse quando prima, se no il paese rimarrà isolato. Non lo so cosa faremo da qui a 15 giorni, però qualche protesta clamorosa si annuncia. Sindaco, i tecnici hanno avuto già modo di constatare i danni più o meno e di dare un responso su quali saranno le prossime azioni, o ancora non si sono pronunciati? No, ancora non si sono pronunciati. L'ingegnere della provincia è arrivato da 5 minuti, sta valutando, sta facendo una ricognizione su tutto il territorio, ma io credo che questa tratta vada interamente rifatta, perché questa è una strada mulattiera degli anni che era, come dire, adeguata ai flussi degli anni 50. Adesso l'incuria, l'abbandono dei territori da parte dei contadini, dei cittadini, sta portando a questi dissesti. Secondo me costa molto di più fare queste riparazioni che magari fare un tratto nuovo di strada. Qua quantizzare, non lo so, ci vorranno milioni di euro. E se voi considerate che in una prima tranche per tutta la regione Calabria, con quello che sta succedendo, la protezione civile anticipa 30 milioni di euro, credo che siamo alle briciole proprio. Va bene, sindaco, per adesso è tutto, grazie, speriamo di avere sviluppi positivi. Grazie a voi, magari vedremo a riprendere quando non ci sarà più la frana. Siamo con il presidente nazionale di Lipa Ambiente, Cosimo Covelli, qui sempre sulla ex SS 105. Presidente, state lavorando duramente da quando è successa questa frana, che cosa sta accadendo qui? Praticamente siamo già da 2 settimane che stiamo monitorando le frane su tutto il territorio, tra Firmo, Lungro e Acquaformosa. Grazie anche all'intervento tempestivo dei volontari ieri sera, che hanno avvisato subito le autorità competenti della frana, si è sfiorata sicuramente una tragedia che poteva essere molto peggiore di quanto è capitato, insomma. Praticamente poteva trovarsi qualche auto sotto, potevano passare la gente a piedi, perché qui di solito è transitata anche da persone che vanno a piedi tra Acquaformosa e Lungro.
quindi abbiamo fatto un duro lavoro, un rischio sicuramente particolare nella zona, sia anche per i volontari che comunque stanno H24 sul territorio, quindi fanno il monitoraggio delle frane H24, quindi hanno sicuramente un rischio particolare anche loro, però purtroppo dobbiamo stare attenti a questi eventi così diciamo non naturali, ma anche per causa dell'uomo, della mano dell'uomo. Per quanto tempo prevedete di essere ancora su questo posto? Fin quando non cesserà l'emergenza, noi saremo sempre sul posto. Va bene, allora per adesso è tutto, salutiamo il presidente Covelli da Acqua Formosa. Per diritto di cronaca, Emanuele Armentano e Franco Calimacchi.